Forse oggi siamo stati un po' meno solidi rispetto alle altre volte, però ci può stare cambiando spesso magari interpreti, giocando spesso, quindi oggi siamo partiti bene, poi dopo siamo andati sotto su alcune giocate buone del Monopoli, poi siamo stati bravi a ribaltarla. Abbiamo avuto 4-5 ripartenze, transizioni dove prima del secondo gol non eravamo stati bravi a fare l'ultimo passaggio, però poi dopo il secondo tempo a volte, come spesso capita, magari capitano degli episodi magari inaspettati e quindi ritorna tutto in bilico. Però devo dire che nel primo tempo abbiamo sofferto un po' il palleggio soprattutto voluto per un fatto proprio tattico di abbassarci un po' e ripartire, però abbiamo affrontato una buona squadra, quindi ho detto anche ieri in conferenza, se pensavamo che i punti in classifica del Monopoli potesse indicare una squadra non in salute, non era così e oggi l'ha fatto anche vedere, quindi alla fine queste partite vivono sull'episodio, sulle situazioni, siamo stati bravi magari alla fine a portare a casa anche un punto. All'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà, però poi abbiamo fatto un secondo tempo, secondo me, bellissimo, perché il Foggia non è mai uscito dalla propria metà campo, il Perina ha guardato la partita e noi abbiamo avuto diverse situazioni per far gol. Ripeto, i fischi li lascio là per chi, quei pochi che l'hanno fatto, e la squadra secondo me va incitata quando mette questo impegno, sempre. E secondo me, ripeto, la squadra ha fatto l'ennesima prestazione, perché io raccogliere dal mister Cudini, dai giocatori in campo del Foggia, i complimenti ai ragazzi, a come giochiamo, a quello che facciamo, è per noi una grossa soddisfazione.